Ma quanta insicurezza fare il freelance e poi non hai nemmeno la certezza dello stipendio sicuro tutti i mesi. A parte che la certezza non c'è mai, nemmeno se sei un dipendente, e comunque si può trovare un equilibrio stabile anche nelle finanze di un libero professionista. Basta cambiare prospettiva. Sigla! Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire «Lavoro da casa!» Quanta paura c'è dietro all'apertura della partita IVA, dubbi, incognite. Però poi, una volta aperta, ci si focalizza su altri aspetti del proprio lavoro e si tralascia una parte davvero importante, quella della pianificazione. È anche di questo che ho parlato oggi con la nostra nuova ospite, una professionista che seguo da tempo e che ho conosciuto qualche mese fa a Torino. Ti sei già unito al canale Telegram di Lavoro da Casa? No? E allora cosa stai aspettando? È facile, basta scaricare l'app di Telegram sul cellulare oppure sul computer e poi andare al link www.audrabertolone.it/lavorodacasa e il gioco è fatto. Una volta terminato questo procedimento, non solo riceverai tutte le puntate appena sfornate, ma anche contenuti extra sul mondo del lavoro da casa. Ti aspetto e adesso ti lascio all'ascolto dell'intervista. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Lavoro da Casa. Oggi sono in compagnia di Carmen Tortorella. Ciao Carmen, benvenuta! Ciao Odra, grazie a te per questo spazio. Io sono molto contenta di averti qui. Non è lo spazio figo, ahimè, mi dispiace, ti devi accontentare dello spazio di Lavoro da Casa. Ma raccontaci bene, Carmen, che cosa fai nella tua vita professionale? Dunque, io professionalmente sono una grafica che si occupa sia di grafica tradizionale, quindi da stampa, che di grafica per il web. Quindi realizzo per lo più identità visive, loghi, immagini coordinate e siti web in WordPress. Ottimo, quindi diciamo un grafico a tutto tondo. Esatto. E da quanto tempo fai questo lavoro? In proprio intendo? Allora, in proprio è iniziato a partire da metà 2013, più o meno. Prima lo facevo per web agency, l'ho fatto per un paio d'anni, 2-3 anni in agenzia e poi mi sono decisa ad aprire partita IVA. Ok, quindi e prima della web agency? Prima della web agency ho fatto lavori che non hanno nulla a che fare con questo, perché insomma sono i classici lavori giusto per pagarti le bollette, insomma, cameriera, commessa, lavoretti così. Poi ho deciso di riprendere un po' quello che era la mia passione già a scuola, cioè tutto ciò che era inerente alla grafica e al design, facendo un brevissimo corso di formazione, quelli proposti dalla regione, essendo che avevo già delle basi che riguardavano soprattutto i pacchetti Adobe, ho pensato di fare questo corso giusto per unire la parte web, che era quella che un po' mi mancava, alla base di grafica che avevo già. In quel periodo ero già mamma di 2 bambine, per cui la scelta di un corso proposto dalla regione è stata fondamentale, perché aveva una durata breve e che prevedeva anche uno stage in azienda, per cui mi dava modo di mettere in pratica già subito un possibile lavoro, un possibile sbocco lavorativo. Per cui ho iniziato questo corso, pochi mesi di teoria, 6 mesi se non sbaglio di stage aziendale, quindi una cosa abbastanza formativa dal punto di vista pratico, e dopo dalla stessa agenzia a cui ho fatto lo stage sono stata assunta, e da lì è stato un continuo, insomma, prima con agenzia e poi da freelance. Ottimo, quindi adesso vado un attimo a spulciare nella tua vita precedente, diciamo. Allora, tu a scuola mi pare di capire che non avevi fatto un percorso di studi inerente a quello che stai facendo adesso, giusto? No, anche se ha avuto un punto di legame, nel senso che io ho fatto un istituto professionale
in arti grafiche e fotografiche, praticamente, un istituto tecnico in arti grafiche e fotografiche. E in questo percorso erano previsti per lo più laboratori, sia di grafica che di fotografia. Fotografia ti parlo dell'analogico, per lo più poi negli ultimi anni hanno iniziato ad introdurre il digitale, perché era stato proprio il passaggio da analogico a digitale, più o meno quando io frequentavo l'ultimo anno proprio, forse proprio solo il quinto anno c'è stato il passaggio al digitale. I laboratori di editoria grafica erano parecchi, io lì ho scoperto che questa cosa mi appassionava parecchio ed effettivamente l'ho mandata anche un po' avanti dopo scuola, per i fatti miei, magari proprio solo per piacere personale. Avevo degli amici che avevano dei gruppi musicali per cui magari gli facevo la copertina dell'album oppure il manifesto dei concerti, cosine così insomma, però mi hanno fatto scoprire che era una cosa che mi appassionava. Quindi quando ho iniziato a pensare di cercare una professione che non solo mi potesse sostenere economicamente, ma mi piacesse anche, perché l'idea di continuare a fare la cameriera nei fine settimana o alla sera con due bambine piccole mi spaventava un po', insomma. Poi, tra l'altro, anche il mio compagno lavora nella ristorazione, per cui erano proprio degli orari che si sarebbero scontrati prima o poi, sicuramente. Per cui ho iniziato a dirigermi verso quello che poteva essere anche una passione. Perfetto, quindi diciamo che hai fatto un percorso lavorativo iniziale che era totalmente fuori da quello che poi fai tu adesso. E poi, a distanza del tempo, mentre c'erano le tue bambine, ti sei messa sui libri, tra virgolette, e sulla pratica, perché poi, ovviamente, il tuo lavoro di pratica. Esatto, sì, quando io ho iniziato il corso della regione avevo la più grande che aveva iniziato il primo anno di materna e la piccola aveva un anno più o meno. Ok, quindi tu lavoravi, studiavi in contemporanea o in quel momento mentre. Sì, in quel periodo sì, mi ricordo perché. Dunque, al mattino avevo questo corso di formazione, fortunatamente vicino a casa dei miei, per cui la piccolina la lasciavo lì dopo aver lasciato la bimba più grande alla materna. Quante ore, scusami Carmen, ti prendeva il corso la mattina? Tutta Ma il corso era tutta la mattinata, la perché mattina. iniziava alle 8 del mattino presto, finiva all'ora di pranzo, più o Ok. meno, sì. Per cui io al mattino lasciavo le bimbe così, poi. In quel periodo il mio compagno che ancora non lavorava nella ristorazione, aveva un lavoro diurno, lui di giorno appunto era al lavoro e la sera più che altro nei fine settimana questo, però facevo l'extra per un ristorante vicino casa. Ok, quindi scusami, durante la settimana quando frequentavi anche il corso, poi lavoravi anche in settimana? Sì, non tutti i giorni perché come extra venivo chiamata per lo più il fine settimana, quindi era una cosina così proprio per arrotondare, cercare di sostenere comunque il fatto che stessi frequentando un corso e non avere un impegno lavorativo perché comunque ero in previsione di iniziare anche lo stage. E oltretutto queste tipologie di corsi, adesso io non ricordo sinceramente bene il mio, però di solito sono rivolti a disoccupati, quindi essendo offerti, finanziati dalla regione. Ora non so se siano ancora così, però penso che c'era anche questo requisito, che Ok. ovviamente facendo un extra nei ristoranti lo mantieni per una questione di reddito, facendo un lavoro già fisso, no, ovviamente. Ok, no, no, chiaro, sì, credo che sia ancora così per la maggior parte di questi corsi, però mi pare di aver visto in giro anche qualche tipo di corso a costo agevolato, totalmente finanziato da vari fondi anche europei che permettono poi di frequentare. Senti Carmen, ma poi quando hai iniziato lo stage e poi insomma hai lavorato in agenzia, quanto tempo ti occupava questa professione e cosa poi ti ha spinto alla fine a metterti in proprio? Dunque, lì sono stati appunto, come ti dicevo prima, più o meno 3 anni in agenzia, non nella stessa. Mi occupavano l'intera giornata lavorativa, perché in questo ambiente è un po' difficile il part-time, ma è anche difficile gestirlo, secondo me, proprio dal punto di vista del professionista. Per cui la giornata lavorativa era completa, la gestione, diciamo, con le bambine era semplice, nulla di complicato.
Diciamo che poi quello che mi ha spinto all'ennesima agenzia che ho cambiato a pensare, a iniziare a pensare di aprire la partita IVA sono stati un paio di fattori. Uno, che i contratti erano sempre tutti a progetto, quindi ciò vuol dire che non risultavi un vero e proprio dipendente dell'agenzia, ma eri legato a un progetto ben specifico o magari a più di uno. E concluso quel progetto, tu non sapevi mai appunto se potevi continuare con quell'agenzia o no. In più, il progetto fa sì che tu risulti non un vero e proprio dipendente dell'agenzia, però di fatto, è sempre così, si sa, in ogni agenzia vieni comunque trattato come un subordinato, quindi anche se da contratto potresti, perché il contratto a progetto lo prevedeva, potresti lavorare da casa, potresti gestire i tuoi tempi, potresti anche lavorare su altri clienti, l'agenzia te lo rendeva impossibile, perché normalmente il contratto a progetto viene, c'è cioè un po' una maschera, diciamo, no? Un finto contratto da dipendente. Per cui gli orari di lavoro c'erano comunque, la presenza sul posto la dovevi avere e i clienti fuori dall'agenzia non li potevi gestire negli orari in cui stavi lavorando per loro, per cui era insomma comunque una subordinazione in ogni caso, ma che non ti garantiva magari sia lo stipendio, sia insomma altri aspetti che ti può garantire la posizione da dipendente, diciamo, Certo. in un ambiente del genere. In più, oltre a tutto questo, quello che poi forse alla fine mi ha spinto di più è il fatto che vedevo proprio la mia creatività in discesa, in totale discesa, l'interesse verso questo lavoro. Cosa che ho visto riprendersi dal momento in cui sono iniziate ad arrivarmi dei piccoli clienti extra fuori dall'agenzia. Quindi magari con i passaparola inizialmente, tramite amici si è saputo che io facevo magari siti web, quindi questo amico aveva bisogno di un sito o di un logo, eccetera, e io li gestivo ovviamente alla sera dopo essere uscita dall'ufficio. E lì ho notato che appunto era tutta un'altra cosa, insomma, la mia creatività ne guadagnava parecchio e come entravo in ufficio mi sentivo demoralizzata, per cui da quel momento in poi ho iniziato a pensare che forse, visto che si stava anche creando una situazione un po' non tanto carina con l'ultima agenzia per cui ho lavorato, avevano iniziato a non avere più fondi per pagare gli stipendi, eccetera, è stato proprio un concatenarsi di eventi che mi ha detto, sai che c'è adesso, apro partita IVA, c'è questa con regime agevolato, e posso partire magari anche un po' più tranquilla e saluto tutti, lo faccio. Per cui è stata proprio la decisione definitiva. Certo, senti, ma non hai avuto paura quando hai dovuto poi aprire la partita IVA? Non ti sono magari venute delle, come dire, dei dubbi di dire, ma magari posso trovare un'altra agenzia, un altro posto, tra virgolette, sicuro, piuttosto che buttarmi una cosa che sicura non è? Sì. Allora, io in realtà in quel periodo ho iniziato comunque a cercare degli altri contratti a progetto, perché ho detto magari io apro partita IVA, il contratto a progetto può essere una cosa inclusa cioè da Nella partita, freelance, sì. esatto, per cui ho detto magari trovo qualche agenzia che ha bisogno per un cliente solo in particolare, che mi dà la possibilità di gestirmelo da casa, che appunto mi fa un qualcosa, un contratto che ha a che fare col fatto che io ho la partita IVA, che prevede il fatto che ho la partita IVA, magari si riesce. Però sinceramente alla fin fine io non ho trovato così, con queste caratteristiche, perché le agenzie normalmente, come ti dicevo prima, il contratto a progetto lo usano alla fin fine per avere questo finto dipendente lì in sede, per cui si andava a scontrare un po'. C'era di buono che avevo già dei clienti che mi ero portata dietro dall'ultimo periodo che lavoravo in agenzia e che avevo trovato così come extra fuori dall'ufficio. Poi da lì è iniziato, passaparola da una parte, passaparola dall'altra, a
Ovviamente in famiglia ne abbiamo parlato ed è venuto fuori che per il momento potrebbe essere una cosa abbastanza sostenibile, anche se appunto c'era questo dubbio che non potevo percepire uno stipendio tutti i mesi, non era sicuro percepire uno stipendio tutti i mesi come prima. Questo era il mio cane. Ecco, vuole partecipare anche lui, mi sembra giusto. E quindi sì, all'inizio c'è stato un po' questo dubbio, poi però in realtà di fatto è andata abbastanza bene, nel senso, magari c'era il mese che si lavorava di più ed era più sostenibile, il mese che si lavorava di meno, però magari c'era quello entrato, ciò che era entrato dal mese prima che era un po' più abbondante, quindi si riusciva comunque, insomma. È stato molto altalenante l'inizio, diciamo. Anche perché io non mi preoccupavo tanto di questo aspetto e non sapevo bene come gestirlo, no? Dare un minimo di equilibrio alle entrate e alle uscite, era proprio tutto nuovo per me, per cui sì, l'inizio è stato un po' così. Certo, e poi cosa ti ha aiutato per riuscire un po' a bilanciare anche la situazione, la visione economica su base annua poi, no? Perché ovviamente non avendo sempre un'entrata fissa ogni mese, devi un po' bilanciare il tutto mese per mese. Come hai fatto? Ma ammetto che veramente da quel punto di vista sono molto lenta, non so se è un difetto dei designer che vedono tutto un po' da un punto di vista estetico e poi ciò che c'è dietro lo guardi un po' meno, forse per capire. Comunque, avendoci sbattuto più volte la testa, mi sono resa conto che dovevo iniziare un po' a capire come gestire questa cosa. Molto l'ho imparato seguendo magari professioniste, per lo più estere in realtà. Che fanno Tipo? un lavoro. Tipo io con i nomi ho un po' un problema, però cerco di ricordarmeli sfogliando un attimo il mio Instagram. Comunque ce n'è alcune che fanno lavori simili al mio, che fortunatamente condividono anche tutto questo aspetto. Una è abbastanza famosa, quindi ecco, mi ricordo il nome. Si chiama Lauren Hooker e la sua compagnia si chiama Elle & Company. Quindi sì, su Instagram è abbastanza seguita, per cui però per lei per lo più perché ha fatto questo lavoro via newsletter di inviare proprio i grafici dei suoi guadagni mese per mese, per cui interessante perché lei faceva notare che magari in seguito a un'azione di promozione fatta su un social, ad esempio, ciò che ne derivava erano magari più accessi al sito, per dire. Poi spiegava ad esempio in alcuni post, perché anche tutta la parte di blog che spiega un po' questo aspetto di business, non solo di appunto di design di cui si occupa, che appunto il fatto di gestire i contratti, i progetti con un acconto e una prenotazione su calendario l'aiutava tantissimo appunto a bilanciare le mensilità. Cosa che io ho proprio completamente preso spunto perché, essendo tutto nuovo per me, il fatto di dire: ah, ok, faccio pagare un 30% di acconto e la prenoto mensilmente, cioè sul calendario prenoto i vari progetti, è già un'altra cosa, insomma. Eh sì, perché almeno uso un termine bruttissimo, riesci a schedulare tutto quanto in maniera un po' Sì. più, insomma, un po' più scaglionata nel tempo, è una visione un po' globale medio-lungo periodo, quantomeno. Esatto, sai, capisci un attimino, cioè sai già che cosa ti entrerà il mese successivo, perché poi ovviamente uno sa già sempre le uscite, ma non le entrate, Certo. se non le programma, scusa. Per cui questo metodo semplicissimo, una banalità, sicuramente per tanti, ma per me all'inizio era veramente una cosa, ah, ecco come si fa. E Certo. quindi aver iniziato a mettere in pratica queste piccole cose mi ha aiutato tanto. Sì, effettivamente poi spulciando nei blog si riesce a seguire delle persone che già fanno da tempo lo stesso mestiere che vogliamo fare noi. Spesso nei blog, nei loro canali social o comunque insomma, nei posti dove loro sono più attive, riesci a trovare delle informazioni utili sulla gestione del business, sia dal parte backstage, quindi tutto quello che c'è dietro, sia quello che c'è poi sul davanti, banalmente riferito al lavoro in se stesso, insomma.
come hai detto tu, la grafica nel tuo caso, il Sì, design. magari. È interessante, interessante perché poi l'aspetto anche economico di riuscire a uscire dalla mentalità del tutti i 5 e il 27 del mese, quello che è, ho X euro che mi entrano nel conto, no? E banalmente hai magari il mese in cui te ne entrano 5.000 e altri in cui te ne entrano 100, non No, è 100.000, vero. ma intendo 100 euro. E Infatti. quindi devi un attimino bilanciare e sapere che quei 5.000 che hai guadagnato il mese precedente ti dovranno tendenzialmente bastare anche per il mese successivo, magari per 2 mesi successivi, quindi calibrare un po' il tutto, no? Sì, no, ma è fondamentale, effettivamente per una mentalità abituata a quella da dipendente è difficile cambiare proprio visione di questo aspetto economico, diciamo. Uno, almeno a me è successo così, ho iniziato da libera professionista. Per staccarmi dalle scomodità dell'essere dipendente e perché ho seguito tanto ciò che mi stava urlando la mia creatività, insomma, no? Però appunto è stato molto così a istinto. Non ho certo ragionato su questi aspetti nel momento in cui ho deciso di aprire la partita IVA, mi ci sono imbattuta poi durante. Sì, capita, capita spesso, no? Che magari tu dici, segui il cuore e fai quello Esatto. che vuoi fare perché l'istinto e la tua mente, no? Te lo chiedono fortemente. Poi Sì. però non pensi ok, devo fare il business plan, ok, forse Esatto. devo abituarmi a tenere anche una contabilità per chi magari ha lavorato fino a ieri come dipendente, per dire non è così immediato e scontato pensare che poi da libero professionista tu sarai mille altri professionisti, quindi tu sarai Sì. il tuo ufficio contabilità, il tuo ufficio marketing, il tuo ufficio, diciamo, amministrativo, eccetera, È eccetera. vero, Quindi sì, più figure più figure, sovrapposte. esatto. Quindi ovviamente, e dovrai soprattutto essere il tuo amministratore delegato, il tuo presidente, Sì. cioè quello che ti mazzola per bene tutti i giorni, perché sì. altrimenti non ce la fai, no, ad Il andare boss che sta avanti. lì dietro al monitor e guarda mentre tu Esatto. Esatto, sì, ma lavori. un boss che sia un leader, no? Nel vero senso della Sì. parola, no? Perché poi dei controllori o dei titolari d'azienda che poi fanno solo Non la sto voce lì, è grossa, non ce ne facciamo vero, niente. e Però, se ne pigia. sì, purtroppo ne è già pieno il mondo e speriamo si estinguano, però ovviamente quello a cui dobbiamo pensare è ad automotivarci sempre e a tenerci anche in riga perché è indispensabile, no? Perché se ci lasciamo andare poi va tutto in sfacelo e è un peccato, è un No, peccato. infatti. Passione per quello che si fa, sì, però anche consapevolezza che ci vogliono tante cosine che piacciono di più e di meno, che concorrono poi al raggiungimento del nostro sogno, no? Di Sì, lo fare quel lavoro. sostengono, sì, infatti sono comunque fondamentali. Io all'inizio non li ho proprio considerati, però mi ci sono comunque imbattuta, volente o nolente arrivano in qualche modo, se li consideri dal principio effettivamente è un percorso magari un po' più morbido, se non li Sì. consideri dal principio ti arrivano come una mazzata sui denti, però prima o poi arrivano. Esatto. Insomma, della serie allora sallo. Ok. Beh, senti Carmen, allora abbiamo capito che oggi sei a casa tua e che Sì, abbiamo oggi sentito sì. il tuo cagnolino, Sì, okay? Siamo abbastanza. perfettamente allineate in tema con il lavoro da casa. Io però so che tu non lavori sempre da casa perché vai allo spazio Figo, che è questo spazio di lavoro condiviso a Torino della nostra Enrica Crivello. Mi spieghi un po' come sei strutturata nel tuo modo di lavoro, sia in riferimento al dove lavori e quando e perché decidi di lavorare oggi da casa, domani vado allo spazio Figo, e anche nella praticità, cosa ti serve proprio per fare il tuo lavoro? Ma dunque, partendo proprio da questo, dalla praticità, è il motivo che mi ha spinto a cercare uno spazio come quello che poi ho trovato in Spazio Figo. È una decisione che è iniziata l'anno scorso,
perché l'anno scorso la mia più grande ha iniziato le medie e questo ha cambiato tutto. Quindi è stata una sorta di preadolescenza anche per me. No, a parte gli scherzi, sono cambiati gli orari di movimenti della famiglia, per cui mentre prima, avendole entrambe alla scuola elementare, e ancora prima alla materna, avevamo degli orari che ormai erano stabili da anni, cioè di 8 e mezza al mattino fino alle 4 e mezza del pomeriggio. È un orario in cui io ero in casa da sola, praticamente per lo più, e lavoravo benissimo, era tutta una tirata, diciamo. Quindi avevo dei ritmi ben precisi. Con l'inizio della scuola media questi ritmi sono un po' cambiati perché lei appunto a pranzo viene a casa a mangiare, poi a volte rientra, a volte invece rimane in casa, a volte magari vengono le amichette. In più anche il mio compagno in questi ultimi 2 anni ha cambiato un po' l'orario di lavoro, mantenendo lo stesso, però appunto hanno cambiato proprio la gestione dei turni, per cui anche lì mi sono ritrovata ad avere entrate e uscite di casa a orari tipo 10 del mattino, poi un'entrata all'ora di pranzo, poi un'altra uscita alle 3, poi intanto arrivano le ore, arriva l'orario di uscita dell'elementare a prendere la più piccola alle 4 e mezza, e quindi a un certo punto mi sono resa conto che uno, avevo ricominciato a lavorare di notte, come facevo ai tempi in cui dovevo gestire i progetti extra dell'ufficio, cioè dell'azienda. Quindi ero molto stressata da quel punto di vista. E due, appunto non riuscivo a seguire progetti con la solita continuità oraria che per me è importante. E quindi si prolungavano e magari ci metteva molto più tempo a farli, il coinvolgimento si abbassava, che per me anche questo è un fattore importante, perché poi va a incidere sulla creatività che ci metti nel progetto stesso. Perché il flusso di lavoro deve essere continuo nel tempo, cioè Sì. immagino che il tuo, così come molti lavori, in generale, guarda, mi viene da pensare che qualsiasi lavoro che ci devi mettere concentrazione e creatività, banalmente potrebbe essere anche scrivere un articolo per un blog, Sì. ti ci vuole un tempo continuativo, altrimenti perdi il filo, giusto? Questo che Sì, intendi come. esatto. Infatti iniziava ad accadere questa cosa. Per quanto riguarda tutto il lavoro che gira intorno alla realizzazione di un'identità visiva, era la creatività che poi andava a perderne. Per quanto riguarda invece tutto il lavoro che gira intorno al web design, la concentrazione, e quindi lì era proprio, cioè si arrivava comunque alla conclusione, al raggiungimento del progetto, eccetera, però magari io dovevo metterci molte più ore, trovare degli spazi, dei momenti in cui sapevo che per un tot di ore di fila potevo farlo, quindi quali se non la sera, dopo che sono andati tutti a dormire. E allora è iniziato a diventare dura. Ho concluso l'anno iniziando a cercare dei posti in co-working, eccetera, però appunto frequentandone già alcuni per altri motivi, tipo Toolbox che c'è qua a Torino, sapevo già più o meno com'era la dinamica di un co-working, e io li ho sempre trovati molto, forse anche troppo caotici per me, per come sono fatta io. Sì. Per cui cercavo uno spazio un po' più intimo, tranquillo, insomma. Quando poi, seguendo Enrica da anni, ho scoperto di questo spazio che stavamo creando, ho detto, mi sa che è proprio l'ideale, insomma, perché era più o meno la via di mezzo tra ciò che può essere lavorare a casa, che ha tanti aspetti che mi piacciono moltissimo, e lavorare in un co-working che invece ha degli aspetti molto comodi, ma altri che non si addicono al mio tipo di personalità, diciamo. Sì, effettivamente il co-working come quello che hai nominato tu, così come mi viene in mente qua nella zona di Milano, ma so che anche in altre parti c'è quello più famoso, il Talent Garden, no? Anche Che è bellissimo, sì. stupendo,
però ci gira talmente tanta gente che anche io ho l'impatto di dire: oh Maria, quanta gente che c'è qua! Infatti, sì, secondo me per alcuni è l'ideale, nel senso che più bene in quell'ambiente. Io sono un po' così, mi piace starmene rannicchiata a casa. Sì, concordo. Infatti, io sono come te, alla fine mi rintano comunque in casa, o piuttosto nei momenti in cui mi serve del tempo in cui continuativo, non so, so che mi servono 4 ore di fila, esatto, in cui non devo essere disturbata, non devo essere interrotta da niente, da nessuno, prendo e vado in biblioteca, perché purtroppo abito in un posto dove o prendi e ti fai un tot di strada per raggiungere un coworking semidecente, altrimenti t'arrangi. Sì. Infatti anche io, non abitando proprio a Torino, ma in provincia, avevo lo stesso problema. Tempo fa la nostra biblioteca aveva provato ad avviare un progetto di coworking, ma è andato male perché non ha avuto tutta la considerazione che speravano, per cui ha chiuso. L'altra alternativa sarebbe avere in Italia uno Starbucks, ma ahimè dobbiamo attendere, ci fanno attendere un sacco. Va bene, andare ad Amsterdam è un po' scomodo. È un po' fuori mano. Effettivamente. Bene, senti Carmen, hai qualche consiglio generale per chi vuole intraprendere la tua stessa professione, ma anche magari più pratico, se ti vengono in mente libri, corsi, persone da seguire, insomma tutto quello che ti viene in mente, se ti va di condividerlo con noi. Ma allora, io una cosa che consiglio sempre tantissimo, che può anche essere intesa male, ma metto le mani avanti, è il fatto di copiare da chi è più bravo di noi, quello sicuramente, che da una persona, una figura che ci ispira tanto il suo lavoro, però copiare nel senso di allenarsi. Non so come dire, se io penso al mio lavoro che riguarda la realizzazione di identità visive, io ad esempio quest'anno sto puntando tanto nell'introdurre tutto un discorso di lettering e di typography, però non è la mia professione principale, quindi quello che sto facendo, come diciamo sempre fatto nel mio percorso, è iniziare a spulciare chi mi piace tanto, chi è più bravo di me, come lo fa. E anche copiare nel vero senso della parola, prendere un design fatto da lui, mettermi lì e copiarlo per allenarmi, per capire che quella linea va fatta in quel modo e viene meglio che fatta in un altro. E questo è un modo che appunto nel design funziona tantissimo, anche per il web design in realtà. Bisogna anche giustamente saper copiare, nel senso che comunque il rispetto per il lavoro altrui è sempre al primo posto, per cui non copiare nel senso di rubare un lavoro, ma proprio di copiarlo, di prendere ispirazione, diciamo, e imparare le tecniche soprattutto. Altro può essere sicuramente il fatto di mantenere allenata la creatività, cercando di farlo anche in un contesto che non sia solo lavorativo, perché altrimenti, almeno a me capita così, si va ad ammuffire e non ad allenare, insomma. Quindi staccarsi dal lavoro e mantenere la creatività alta con altre attività piacevoli, insomma. Ok, tipo cose. Diciamo che... Tipo anche cose che non hanno nulla a che fare con il proprio lavoro, ad esempio, non so, a me piace tantissimo la musica, però dal vivo, quindi andare a concerti è una cosa che proprio mi stimola tanto, ma anche girare semplicemente per la città. Girare per la città e tenere gli occhi aperti, insomma, non girare per la città perché devi raggiungere un posto, ma per goderti il percorso, diciamo, quindi osservando. Non so, a volte mi perdo queste cose, quindi noto che è una cosa che mi fa staccare da tutto e allo stesso tempo alimenta quella creatività che è sempre lì pronta a farsi alimentare, basta che le dai conto, insomma. Perfetto Carmen, senti, siamo arrivati alla conclusione della nostra intervista, anche se andrei avanti a oltranza in questa bella chiacchierata. Ci vuoi dire come ti troviamo online?
Dunque, online c'è il mio blog che ultimamente è un po' spento, devo dirlo, ma perché sto curando di più la parte del portfolio, ed Ok. è carmentortorella.it. E poi ho anche un e-commerce, lo trovate all'indirizzo omybrand.net. Lì in questo e-commerce si trovano, diciamo, delle grafiche pronte e scaricabili. Come PDF e stampabile, anche se presto ci sarà anche qualche prodotto ordinabile, fisicamente, che si potrà ricevere a casa, però appunto è una cosa proprio ancora work in progress. Ottimo, dai, bello, mi piace questa idea dell'e-commerce, mi piace molto. Grazie. Bene, Carmen, grazie mille per essere stata con noi e ci sentiamo presto o ci vediamo allo Spazio Figo. Ok. Certo, grazie mille, grazie Odra e grazie a tutti. Ricapitoliamo. Ok, aprire la partita IVA, ma è bene prima fare almeno il business plan. Poi bisogna imparare a copiare, ma solo per allenarsi, e imparare delle tecniche. Imparare anche ad allenare la creatività staccandosi dal lavoro, facendo attività piacevoli per te. Sono questi alcuni dei consigli che Carmen ci ha dato durante questa intervista. E tu da cosa sei partita? Hai aperto prima la partita IVA e poi hai pensato alla pianificazione? Oppure hai fatto prima il business plan e poi hai deciso di aprire la partita IVA? Come ti sei organizzata? Come ti organizzi tuttora nel tuo lavoro? E la tua creatività è sempre lì vicino a te? Beh, fammelo sapere, scrivimi la mia mail ciao@audrabertolone.it oppure puoi contattarmi su Facebook o su Telegram. Mi farebbe molto piacere sapere di te e di quello che stai facendo in questo momento. Io ti ringrazio, anche per oggi è tutto e ricorda, fa quello che ami, ama quello che fai. Ciao e al prossimo weekend! Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. In questo podcast ascolterai le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività, conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!